Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi siamo sulla Silver Run Forest. Intanto prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale e a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. Eccoci qua ragazzi, allora di nuovo sulla Silver Run Forest, dove l'ultima volta abbiamo provato il class Xerion per fare il chippato. Molto molto comodo, molto veloce per fare il chippato, se vi serve il chippato. L'unica cosa che costa un bel po', costa 450.000 euro. Mo noi l'abbiamo preso a noleggio giusto per provarlo e poi vediamo più avanti di comprarlo quando le nostre finanze saranno migliori, insomma. Allora, mo ho tagliato qualche altro alberello, questo, oh porca miseria. C'ho la super forza attiva. Ok, allora vediamo un po' un attimo. No, qua dobbiamo tagliare un altro alberello almeno, e così siamo pieni. Anzi, facciamolo subito. Allora, leviamo la visuale della terza persona. Ah, non vi ho detto, raga, l'ultima volta che è possibile. Cioè, no, non serve pulirlo, cioè li prende pure se non è pulito l'albero, con tutti i ramoscelli qua. Io l'altra volta avevo tagliato con l'altro mezzo che li pulisce quando li taglia, ma possiamo anche non pulirli. Allora, poi vi faccio vedere, maledetti alberi qua, non si vede nulla. Allora, abbassa, abbassa, ho detto. Mamma mia, quanto è complicato, raga. Guardate che l'ho preso, eh. Abbassa, ho detto. Oh. Niente, non ce la faccio, raga. Allora, a parte che sto messo male di visuale. Vediamo un po'. C'era, eccola qua, vedete? Oh, questa sì che è la visuale giusta. Perfetto. Mo chiudiamo e lo buttiamo dentro. Vedete come lo prende, raga, senza che viene pulito? Quindi potete anche non pulirlo se volete tagliare con la motosega, vedete? Trita tutto questo qua. Ok, adesso cosa ci facciamo con questo cippato? Allora, andremo a mettere una produzioncina che è piccolina, l'ho trovata sui siti esterni. Si tratta di una produzione per fare il carbone. Quindi andiamo a fare anche il carbone e la metterò. Avevo pensato di metterla qua dove c'ho la produzione di metallo. Così qua facciamo metallo e carbone. Che vuole il cippato naturalmente, quindi cippato e ci fa il carbone, giusto una cosa in più. E niente, mo la mettiamo qua. Intanto voglio scaricare il camion qua, il camioncino qui, scarichiamo. Comunque pesa tantissimo il minerale di ferro, io lo vedo quando porto i mezzi che sono pieni, raga. Pesa tantissimo. Ok, intanto scarichiamo. Scarichiamo. Vai con il minerale. Ma questo lo rimandiamo subito in miniera e facciamo un altro viaggettino. Ok. E abbiamo sempre da caricare le assi di legno. Io stavo a pensare, visto che abbiamo iniziato a fare il. Come si chiama? La lotto volante, possiamo portare qualche asse di legno pure là. Sicuramente le vuole. Allora, intanto questo lo mandiamo in miniera. Ok, perfetto. E noi nel frattempo, sì, mettiamo la produzione qua, intanto del carbone. Allora, costa 50.000 euro, quindi mi serve qualche altro soldino. Perfetto. Mo vediamo che speriamo di rientrarci a tutte queste spese che abbiamo fatto, raga. Qua dobbiamo iniziare
vende qualcosa. Eccola qua, raga, è piccolina, boh, esteticamente insomma non è anche bellissima, è una mezza cupola. Io mo non so se è proprio reale. Comunque, questo si fa il carbone qua. Boh, non so, non mi dite come, come va, come funziona, non lo so, raga. Comunque sì, ho trovato questa cupoletta dove fa il carbone. Boh, non so come farà, non lo so, raga. È tutta chiusa. Boh. Comunque, allora io la volevo mettere tipo qua. Tipo qua, no? Così. Allora, qua davanti mi spawna i pallet. Secondo me qua non dà nessun fastidio. L'unica cosa casomai facciamo così. Questa la mettiamo proprio a stangoletto. Così. E casomai vado a eliminare un attimo questi qua, che mi possono dare fastidio quando vado a scaricare. E questo. Queste sono delle piccole decorazioni che avevo messo io. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Quindi qua si scarica. Dovrebbe scaricare qua a questo lato. E qua dovrebbe spawnare i pallet, in teoria. Vediamo un po'. Vediamo un po', eccolo qua. Quindi cippato, ogni 1000 di cippato ci fa 250 di carbone. Ok? A posto. Quindi andiamo a scaricare. Tanto qua ripieghiamo tutto qua. Mo questa vediamo, secondo me conviene fare un altro po' di cippato e poi la ridiamo indietro, perché insomma poi pagare il noleggio tutti i giorni insomma è un'altra spesa. Quindi mo vediamo un attimo. Vediamo, per il momento non la possiamo comprare, sennò dobbiamo vedere un'alternativa per far cippato, qualche macchinario che costa di meno. Intanto facciamo con quello e poi più avanti, quando ce la possiamo permettere, ce la andiamo a comprare. Io mo l'avevo presa giusto per farla vedere, farvela vedere. Allora, io mo direi di mettere, invece di quello alto di scarico, mettiamo scarico basso, così. Perfetto, no? In teoria dovrebbe... In teoria, ma dove si scarica qua? Ah, eccolo, 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 eccolo il trigger. Il trigger, eccolo qua. Vai col cippato. Mosca... Ah, proprio poco ne vuole addirittura. Ma guarda, lo metto tutto sto cippato io. C'ho pure il rimorchio pieno di là. Poca roba vuole, 10.000 solo. Ma quindi 10.000. Vabbè, non mi fate fasti conti che mo non ci riesco. E niente, raga, allora a sto punto conviene lasciare questo qua. Lasciamolo qua. E se no, come dovrei fare? O lo devo scaricare per terra e poi con... casomai con la mini pala lo... Ce lo butto dentro, raga. Che ne pensate? Dai, scarichiamolo. Vabbè, questo... Oddio, non lo so. Vabbè, lasciamolo qua per il momento. Poi vediamo se domanda avanti il tempo. Io per non pagare altro noleggio lo scarico per terra. Poi con la... Tanto c'ho quella paletta là, la mini pala. Volendo... Ah, a parte c'ho pure la pala gommata. Ci compro una benna e... Possiamo pure far così, eh. Questo... perché pure questo ho preso a noleggio, il rimorchio. Quindi neanche lo posso lasciare carico. Comunque, va bene, dai. Secondo me conviene scaricarlo. Sì, facciamo così, va. Ho deciso, lo scarichiamo per terra. E man mano che ci serve ce lo buttiamo con la pala. Allora, potrei mettere anche un silos che prende il cippato, ma sicuramente io mo, siccome ho messo poche mod su questa partita, non penso di averlo. Posso controllare, ma non penso di averlo assolutamente. Silos, ah no, silos non dà. No, non ce l'ho, raga. È inutile che guardo. Io avevo messo questi qua che so per i tronchi, che lo volevo usare, poi non l'ho usato più. E no, non ce l'ho per il cippato, niente. Vabbè, dai, facciamo così, li scarichiamo per terra. No, tu, dai. Allora, accendi. Scarichiamo tutto qua per terra, dai. Sta a posto.
Sì, conviene, dai. Così, questa la restituiamo. Ok, scarichiamo pure questo. Andiamo a comprare pure la benna per la pala gommata. Così quando ci serve veniamo qua, tanto ce l'abbiamo qua vicino. A posto, ce le buttiamo, giusto? Mamma mia. Perfetto. Un po' di cippatino. Buttiamo tutto per terra. A posto, così, a posto. Allora, andando questo lo sgancio. Intanto questi mo li restituiamo e li ridiamo. Li ridiamo indietro. Secondo me, siccome poi ne prende poco, secondo me ci facciamo pure tanto con sto cippato che abbiamo fatto. Quindi poi più avanti vediamo di trovare un'alternativa. Finché poi non ci possiamo comprare quel mezzo, conviene fare in questo modo. Allora, intanto questo lo parcheggiamo un attimo qua, perché mo a noi ci interessa di fare un'altra cosina. Allora, intanto compriamoci la benna per la pala gommata. Eccola qua, prendiamo una di queste qua. Pure questa, pregate, 14.000 costa. 15.000. Mamma mia, quanto costano, raga. Questa qua, nella Volvo. Questa è da 2.400 litri. Possiamo pure comprare questa, No, queste costano tanto. Compriamoci questa qua, dai. Così la agganciamo a questa, che io per il momento questa la uso poco, veramente. Questa, sinceramente, la volevo quasi pure vendere. Però, hai visto, mi può tornare utile. Quindi facciamo in questo modo. Io muovo questo qua. Mamma mia che dosso che c'era là. Ah, questo qua lo stacchiamo qua dentro. Questo diciamo che è il nostro capannetto per gli attrezzi, questi qua. Stacca. E ci attacchiamo questo. A posto, vedete? E me lo vado a caricare con questo, poi cippato. Ce lo butto, tanto 10.000 litri può prendere, quindi 3-4 palate di questa e sta a posto, non è che ci vuole tantissimo tempo. Questa per il momento lasciamo là, quando vediamo che sta per finire il cippato ce lo buttiamo dentro. Ok? Perfetto. Perfetto. Perfetto, oppala là, eccolo là. E questa lasciamo qua. Perfetto, così. Però l'unica cosa, l'ho attivata? No, attiva. A posto, questa è partita. Allora, io mo volevo andare a rompere. Oh, scendi. Volevo andare a rompere qualche pietra pure. E no, qua devo andare. Andiamo a rompere qualche pietrina che ho visto che c'è. Veramente mi serve pure questo qua. C'è qualche ceppetto da rimuovere. Mo questo lo prendo un attimo così, raga, perché mi servono tutti e due gli attrezzi. A posto. E andiamoci un attimo a sistemare là dove ho tagliato sti alberelli. Allora, intanto volevo andare a rimuovere questi qua. Preso? Bravissimo. Ok. Io questo volevo levare. No, a posto. Poi ho qua, mo piano piano che disbosco. L'intenzione mia qual è, raga? Di poi andare a ripiantare. Oh, che è successo? Sta un ceppettino qua, capito? Quindi l'intenzione mia è quella proprio di poi di dare una bella pulita pian piano che levo gli alberelli e
In questo modo poi qua ci andiamo a ripiantare gli alberi nuovi, così poi quando ricrescono li ritagliamo e così via, insomma, dai, questa è l'intenzione. Io mo, man mano che taglio, poi vado a pulire le varie zone che ho insomma, dove ho rimosso gli alberi. In questo modo ho tutte le zone belle pulite, si capisce. Ok, bella pulitina, questa è la roccia che dobbiamo levare. Dai, perfetto, no? Ok, oh, raga, piano piano, mo siamo all'inizio, piano piano poi andremo a vedere pure gli altri mezzi, faremo altre cose nuove, insomma, all'inizio è così. Ok, questo per il momento lasciamo qua, attacca, ci attacchiamo questo. Questo è uno spettacolo, proprio veramente, raga. Andiamo col demolitore, spacchiamo tutto. E voilà, che spettacolo. Questo, guarda, questo è uno degli attrezzi più belli che hanno fatto, secondo me, Bellissimo, spacca pure le pietre. Ok, allora io direi mo, visto che allora andiamo a ridare pure la roba che ci abbiamo in affitto. E invece abbiamo pure il camion. Air camion. Allora, questo lo leviamo. E abbiamo pure questo, lo dobbiamo ridare. Questo lo dobbiamo ridare. Ovviamente c'ho pure questi qua. I nastri pure dovrei comprare, veramente. Questo pure lo devo ridare, che non ci serve. Comunque ho aggiornato la mod, quella uscita qualche giorno fa, è uscito l'aggiornamento dell'Universal Autoload. Io l'ho aggiornata, quindi dovrebbe funzionare adesso. Poi prendo un carrello, qualcosa, invece del camioncino, e vediamo a caricare pure un po' queste assi e le andiamo a portare all'otto volante, che mo voglio pure andare a vedere se quante asse vuole. Però prima volevo innanzitutto qua un macello, qua volevo andare a scaricare queste pietre qua. Scarichiamo qua il frantumatore, recuperiamo pure qualche soldo, dovrebbe pagare o no? Penso. Avanti. Qualcosa ci dovrebbe dare, Sì. Vediamo un po'. Vabbè, 800 euro, mamma mia. Però abbiamo recuperato 800 euro. Questo lo rimettiamo a caricare subito, così ragazzi, se riusciamo a far il ferro, la teniamo sempre in funzione con la produzione del ferro, guadagniamo un sacco di soldi, quindi dobbiamo perderci un po' di tempo a fare avanti e dietro così. E niente, raga, volevo vedere un attimo l'otto volante, andiamo un po' un attimo a vedere l'otto volante. Eccolo qua. Sì, assi lunghe le vuole. Le vuole, giusto? Sì. Il metallo ce l'ho dato. Poi vuole le travi di legno, le assi lunghe, metallo, piastrelle e ringhiera per scalare. Quindi vuole una montagna di roba. Quindi pure le piastrelle e la ringhiera. Queste sono produzioni che poi dovremo comprare se vogliamo continuare a fare questo cantiere. E vediamo un po' quest'altro, il cantiere navale invece che vuole assi lunghe, metallo e piastrelle. Allora, secondo me la produzione da comprare è quella delle piastrelle. Vediamo qual era, io non ricordo qual è.
Questa no, fabbrica di tegole può darsi? No, fabbrica di mobili. No. Torneo da legno, vintage, no. Fabbrica per animali, no. Pavimenti, eccola qua. Dovrebbe essere qua. Qua si fanno sicuramente le piastrelline. Quanto costa questa? Così iniziamo a fare pure le piastrelle. 110. Costicchia un po'. Però è una produzione che secondo me dobbiamo comprare. Vabbè ragazzi, oggi non è che abbiamo fatto un granché, abbiamo soltanto messo insomma questa produzione, ora vediamo pure come va e così iniziamo pure a vendere il carbone e concludiamo qua l'episodio, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!